Lodato Gesù Cristo. Vediamo se riusciamo a fare tutto. Allora, innanzitutto, grazie a voi che avete sfidato anche il brutto tempo per essere qua, per poter fare festa insieme. Non è scontato, soprattutto in un'epoca in cui si fa volentieri un passo in meno piuttosto che uno in più per andare in chiesa. Ecco, noi siamo qui in una chiesa un po' particolare, che è appunto il nostro cortile, per poter celebrare insieme Maria Ausiliatrice. Anche a Torino staranno probabilmente per iniziare la processione, sempre che loro non abbiano condizioni peggiori delle nostre. Quello che noi vogliamo chiedere al Signore questa sera è di guardare Maria non tanto come un traguardo irraggiungibile, ma come una vera donna, un essere umano fatto e finito come Dio lo ha pensato. E in questo senso di poterlo in qualche modo avvicinarci, ecco, di poterci un po' avvicinare a lei, anche se partiamo svantaggiati sicuramente dal fatto che non siamo anche noi Immacolata Concezione. Ma questo non ci deve spaventare. E il primo pensiero viene proprio dalla situazione che stiamo vivendo. E quando siamo a casa, tuona, ci sono lampi, fulmini, va via la luce, il bambino normalmente dice mamma, mamma. Ecco, nel momento in cui noi abbiamo bisogno, anche noi dobbiamo gridare mamma, mamma, intendendo ovviamente Maria Ausiliatrice. Perché sappiamo, il bambino sa, che in qualunque posto della casa sia, qualsiasi cosa stia facendo, la mamma verrà a vedere cosa c'è. Verrà a dare una mano, verrà a risolvere una situazione anche solo con un abbraccio. Ecco, Maria Ausiliatrice risolve almeno con un abbraccio spirituale anche le nostre preoccupazioni, i nostri problemi. Il secondo pensiero è preso dal Vangelo. Nonostante che Gesù quasi tiri le orecchie alla mamma, chiamandola donna, che ho a che fare con te, ecco che Maria sa insistere e fidarsi e scommettere su Gesù. Ecco, allora in questo senso chiediamo al Signore anche noi di saperci fidare di Gesù. Non sempre sarà tutto chiaro, non sempre sarà tutto razionale, non sarà un'equazione ingegneristica che risolverà i nostri problemi, ma sapremo che se facciamo quello che Gesù dice, allora otterremo davvero dei miracoli, li vedremo. Forse stasera non li vedremo, ma... Quindi fate quello che vi dirà, lo dice anche a noi questa sera. Ecco, ascoltate innanzitutto il Signore, poi fate quello che vi dirà e avrete delle sorprese. Perché la vita di un essere umano è complessa, quella dei bambini, quella degli adulti, quella degli anziani, è complessa in modi diversi ma sempre complessa. Cioè non è tutto chiaro, non è tutto in discesa, anzi il Signore ci ha detto che se siamo davvero suoi fedeli ci sarà un po' di salita, strada stretta. Don Bosco ci ha parlato anche di un pergolato di rose con le spine. Ecco, in questo senso la battaglia che si compie, diciamo, nell'Apocalisse tra il drago rosso e i suoi angeli contro Michele e i suoi angeli, ecco, è ancora in corso. Magari ne sentiamo anche qualche rumore adesso. È ancora in corso, ma è già vinta. Noi stiamo dalla parte di chi ha vinto, è il Signore che ha vinto attraverso questa croce, uno strumento particolare che ha voluto utilizzare per dirci fino in fondo: guarda, io ti amo all'infinito. Ecco, allora questa sera, nonostante magari appunto questo imprevisto del brutto tempo, noi siamo contenti di essere qua, di poter celebrare la bellezza di essere cristiani, figli di Dio e figli di Maria, perché Gesù davvero ce l'ha consegnata sulla croce. E allora mettiamo davvero nelle mani sue tutto ciò che ci sta a cuore, la conclusione dell'anno e le persone che ci stanno più care, e facciamo in modo davvero di poter lodare il Signore non tanto con le parole o anche con dei bei canti, quanto piuttosto appunto con le nostre azioni.
Come sempre voi genitori che ci accompagnate, che ci avete accompagnato per tutto l'anno, quest'anno è stato un anno un po' di ripresa, abbiamo cercato di introdurre e riprendere un po' quelle che sono le tradizioni salesiane, abbiamo fatto Don Bosco, abbiamo fatto l'Immacolata e oggi ci teniamo particolarmente a fare Maria Ausiliatrice perché per noi è proprio un ringraziare tutti, da tutti gli insegnanti che come sempre sono tutti presenti, anche il personale non docente, sono tutti qua, autisti, segretarie, responsabile amministrativo, insomma tutti, anche il personale di pulizia eccetera, perché come sempre vogliamo testimoniare insieme a voi genitori che siamo una grande famiglia e cerchiamo di accompagnare i nostri ragazzi, perché sono nostri ragazzi, i vostri figli, in questi loro anni di crescita. Quindi grazie a tutti per essere presenti e speriamo veramente che Maria Ausiliatrice ci accompagni sempre. Grazie. E sia con voi. Dio Padre, che ha voluto Maria come aiuto del popolo cristiano e fonda su di voi l'abbondanza del suo amore. Cristo Gesù, vincitore della morte, che sulla croce ci ha donato Maria come madre, vi faccia partecipi delle ricchezze della sua vita. Lo Spirito Santo, che è sceso sugli Apostoli radunati nel Cenacolo con la Vergine Maria, vi renda nel mondo testimoni della Resurrezione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Testimoniate il Vangelo con la vostra vita, andate in pace. Thank you.
arrivano per loro.